Il presidente turco Erdogan, in conferenza stampa con il premier Draghi, ha ribadito che è essenziale rafforzare la prospettiva di adesione della Turchia all'UE. Erdogan ha ringraziato l'Italia per essere tra i governi che sostengono maggiormente l'istanza turca. I due paesi hanno firmato 9 accordi per rafforzare la cooperazione. L'obiettivo è arrivare ad un interscambio economico di 25 miliardi di dollari. Il premier Draghi ha affermato la volontà comune di Roma e Ankara di rafforzare la partnership tra Italia e Turchia, sottolineando che i due paesi lavorano insieme per una pace duratura. Sulla crisi del grano tra Russia e Ucraina, Erdogan ha detto: cerchiamo di essere un intermediario sotto l'ombrello dell'ONU. In una settimana, 10 giorni, cercheremo di arrivare ad un risultato. Draghi ha sottolineato che un accordo tra Russia e Ucraina sul grano ha un importantissimo valore strategico, perché nel complesso degli sforzi per la pace sarebbe un primo atto di concordia.